Ecco, mi faccio questa intervista per le mie avventure, disavventure. Ecco, mi sono stata già sotto la naia il 2 di febbraio del 42, appena 19 anni. Chi le sta la vita? L'Italia un po' gira qua, un po' là, un po' a Padova, un po' a Trento. Un po' a Caserta, a Caserta proprio approntati per andare in Africa. L'Africa non se n'è andati, però sono di Sicilia. Beh, lì in Sicilia mi pare che era il marzo del 43. Non mi fermo in tanti particolari perché la faccenda è rimasta lunga. E da lì che non si è andati in Africa, caricavano benzina, bombe su degli apparecchi da trasporto, i nostri vecchi tre motori di carta, bisogna dire quasi. Tornati a casa, finiti in licenza e dopo via. Partiti da Brindisi, penso che era il giugno del 43. Mi pare che l'era giù, sì. Proprio quella notte che gli inglesi sbarcava in Pantelleria. Noi partivamo per la Grecia. Stati fermi, e me, Atene, il comando tappa 23 del Pireo. Dopo siamo partiti per Rodi. Quando e gli americani e gli inglesi sbarcavano in Sicilia. Ecco, lì se ne arrivati a Rodi i primi di agosto e che sta quasi subito il ribalto l'8 settembre e che sta qualche piccola scaramuccia non dei miei reparti. Non so che baia di Rodi che sta qualche piccola scaramuccia contro i tedeschi, ma probabilmente, certo, non so, l'ammiraglio Inigo Campioni, che era il comandante dell'isola di Rodi, fosse a tendenze repubblicane, allora i tedeschi via libera tutte, ecco. Noi tanti soldati greggio italiani siamo stati praticamente prigionieri. Certo, mi potevo restare a Rodi, ancora come tanti miei amici, proprio chi della Val, uno da Sarca, Casalot, Lino Casalot, che non gli capo nessuno, uno da Fravecce. Ecco, ed è diversi di altri, ma la mia idea era che le prime partenze che era verso la terraferma, d'imbarcarmi e venire sulla terraferma, con l'idea fissa che mi pensava se poteva scappare e venire a casa. Ecco, non è stata mica così. Mi sono aggregato al reparto che partiva al porto di Rodi. Al porto di Rodi trovo il capitano del mio gruppo, che erano quei repubblicani, minor critico perché lì non si può criticare nessuno, le idee che erano delle persone, dei militari, degli ufficiali, ecco. E mi fa, Mattino te devi partire. Vago via, beh, va pure via, anche il sergente della mia batteria, che era uno da Venezia. Vago via, beh. Facendole sono sempre peggiorate, forse ho sbagliato, non so. Sono stati fermi all'Erro una settimana e poi diria che il primo dell'anno dall'Erro, primo dell'anno del 40, ma no, prima da Natale, prima sbaglio. Se nati in apportati Atene,
Atene se sta di ben poco. Da Atene in a designati deve andare a Belgrado per i smistamenti, mi dico ben la mia. Difatti, a Belgrado un fredda cane era. Giù entra il Sava e il Danubio, e pare che era Roma, era il Zemmo, quella cittadella lì. Beh, pazienza. Ecco lì in Asmistadi, in pochi gli è venuto in Austria, che se fu venuto in Austria scappato, certo veniva a casa. E altrettanti li portati giù in fondo alla Serbia a lavorare nella miniera al Lager Sud de Bor. Veramente lì il printel era dura, però posso dire una roba, che i tedeschi non erano cattivi con noi lì, no. Prigionieri erano, sono d'accordo, però lavorava in quel poco, lavorava in miniera. Giù mi era al settimo piano, a 400-450 metri a livello del suolo, profondità. Ma come dico, i tedeschi lì erano trattati da persone, non da bestie, no? Ecco, oddio, mi ne portava così l'era. Ecco, lì, sono stato lì, diria Vessina Nan, a lavorare in miniera del Lager. Lavorava sempre di mattina, che deve nel cambe agli ebrei, che quei fa sempre la notte, gli ebrei, che erano del Lager vicini a noi, quei forse la passate peggio di noi. Dopo quasi un anno che siamo stati lì a lavorare in miniera del Lager, si sentiva le prime cannonate russe che venivano dalla Bulgaria, dalla Bulgaria, da vicino alla Bulgaria, cioè perché in Bulgaria gli stati furbi bulgari, i sciatini sul territorio non che sta a combattimenti, no. Ma noi eravamo vicini e sentiva le cannonate. E avendo chi le ora di scappare, che una sera i tedeschi ne inquadra, ne dà un po' di viveri e ne porta Andrei. E dove? Ne si è messi d'accordo in diversi. Scappan e ne dall'altra parte. Almeno sapevano che aspettavano la fine della guerra e dopo torneranno a casa. Purtroppo non è stata così. Quando era ora di scappare, è solamente mi un altro. Si chiamava Botazzo Paolo da Lecce. Noi due soli siamo trovati al posto del 15 a 16 che erano. Va giù nel paesotto, la faccio breve perché lei è lunga. Va giù nel paesotto, che era lì invece che lavorava dell'orto, e che domandava qualche parola sapeva per slavo, perché era un bel po' di tempo che era lì. Che è il comando della divisione partigiana qui? Sì, che è il comando, tanti italiani, ma non era vera un cavolo, non era vera neanche che era italiani. Venne il comando, il comandante del paese, come adesso che viene il sindaco, ecco. E disse, dobra italiani, bravi italiani, ma noi vorremmo andare al comando della divisione, mi è sto Botazzo Paolo. Perché se trovano lì tanti dei nostri italiani, non era vero niente. Ne porta al comando della divisione, che comando praticamente non sapeva neanche a me, e dopo che era sto comando e neanche lui non lo sapeva. E quella arriva i russi, lei sta la prima volta nella mia vita con questi camei, i camei che trainava i cannoni, o dopo
copie di camei o tre copie di cavai. Tacadi che tirava i cannoni. Beh, lasciamo perdere quella roba lì, tirano avanti. Non mi fermo di tanti dettagli, perché un russo che era a cavallo, una guardata in mia che era vestita da militare, e ne fa, bi Stalingrado. Ho ben capito cosa si intendeva, che noi se ne stati a Stalingrado. E dico, bottasso, è meglio che niente dentro, perché chi noi ne guarda mica ma sa bene. Questo ufficiale russo non ha guardato io di brutto dopo le volte via. Parte di dopo capita diversi italiani ancora in ammandati a seppellire i morti dei combattimenti che sta. Poi non so quanti di che siete stati lì. Me lavorava, che diceva intanto per dirgli in armeria, che non era armeria, era ad altre stanze dove riparava armi, mi è un rumeno, bravo giovanotto, molto intelligente, capiva parecchie delle lingue, mi diceva sempre, mi veio in Italia, mi diceva, ma non sta a credere che l'Italia sia tu rose e fiori, ma no. Anche l'Italia era dura in quei tempi, molto dura. Dopo tanti italiani diceva, beh, vuole andare a Belgrado per raggiungere la brigata italiana che era formata da due battaglioni della divisione Venezia. La divisione Venezia in parte la era rimpatriata, perché erano anche abbastanza informati, ancora da prigionieri erano informati di queste robe. Porco cane, e rompi le scatole al comando russo, tutti insieme erano 15 o 16 italiani lì. E il comando russo ne fa, ma la brigata Garibaldi, penso che la sia a Belgrado, che è stata formata da due battaglioni della divisione Venezia. Se vuole andare, né a Belgrado, né dalla brigata Garibaldi. Ne fa una lettera che consegnante al comandante della brigata Garibaldi. Arriva a Belgrado, monta sul treno, nessuno gli diceva niente, treni russi che... Arriva a Belgrado a farla breve, se lì che ne supera una contradella che domandano in dove si trova il comando di questa brigata, incontro uno che era prigioniero insieme al bambino. Dico, ma che fa qui? E disse che aveva mente venire con noi, non stettore ma le armi. E ne dico così. Che se fa? Va su, sul cima che era il comando della brigata, e era dentro il comandante Maras e il commissario Cutolo. Il comandante Maras è stato molto chiaro con noi, bisogna dire la verità. E disse, noi aspettiamo il rimpatrio che dovrebbe essere venuto un certo colonnello Ravnich in Italia, per tu ricordi, per il rimpatrio di questi due battaglioni della divisione Venezia che aveva formato la brigata Garibaldi. Mino pusse per niente, però il discorso, però se non abbiamo fatto accordi, magari invece che rimpatriare il nostro destino magari andare a venire al fronte. Vuole andare il dis al porto di Belgrado a lavorare, può andare giù, che avete a lavorare come i musi, almeno avete a vivere. Perché continua ad arrivare, diria abbastimenti, ma le barconi grandi grandi che veniva direttamente dalla Russia. Dei prigionieri non ve lo dicono anche, che stega perché già mai... Quella vita lì l'aveva passata.
No, no, veni con voi, garantì. Noi passano anche 8 dì che rimpatrio l'ha sfumato e di 8 dì dopo siamo partiti per il fronte. E lì abbiamo fatto proprio tutta la guerra. Da 100 km oltre Belgrado, da Ilo come pare. Lì una bella cittadella sul Danubio. E infine a Zagabria quando finì la guerra. Beh, è passato, lì è cominciato i guai proprio grossi. Che sta le prime battaglie. Il bottazzo Paolo non l'ho più visto, dove l'è restando, dove l'è sparito. Non lo so. Non lo so, è un po' delle belle batoste e tutto quanto. E ad esempio a Tovarnik, che ebbe una piccola ritirata dopo se ne andò avanti, però gavive una certa fortuna che ne proteggeva da noi l'era l'artiglieria e l'aviazione russa, che era molto molto armati, fortissimamente armati era. Oddio, mi vuoi dire chiaramente che noi siamo nati con la Brigata Garibaldi non propriamente per spirito patriottico o per idee politiche, no. Il destino l'ha portato lì, non so come si può dire. Così lei nada, che a volte non si sa più, nanca, qualche lei la via giusta da ciapare. Beh, torno avanti, ne in avanti, che è un delle batoste forti. Ricordo dopo Tovarnik, dopo Vukovar, era fermo dell'infermeria, ma proprio vicino al fronte. I tedeschi sbarava e sbarava forte. Aspetta, aspetta, dico che chi sono proprio la finestra davanti, mettiron del cortile al detré del palazzo, che se venne una granata la ciapperà e del cuerno la vendetta mazzane dentro. Arco cane, sento una botta secca tra i mattoni, o sento la granata che arriva. Sento una botta secca tra i mattoni. Oh, beh, domattina vuoi proprio vedere, dico. A farla breve, la mattina sono a vedere. E giù tra i mattoni la graggiola granata non esplosa. È la prima volta che la porto via la scorsaccia. Ecco, lì sono stato fortunato perché se la scoppiava e sottoscritto che lasciava le pene. Beh, pazienza, dopo avevano avuto ancora diversi combattimenti. Ricordo una volta la notte dovevano scavare camminamenti. Anche lì, i tedeschi sbarava e veniva, continuava a venire salve di granate sbarate dai tedeschi. So che me lo sentì da vicina una, mi sono buttata per terra proprio nel camminamento, ma non pusava niente. L'è venuta tanto vicina che la macerà. Ma sarà pieno di terra del camminamento, ma sa fare le scarpe sol, giusto che i miei compagni li cercavano, dove le zucate? Dove? Ma sa fare le scarpe della terra. Il maestro sega fora, ma non capiva più niente per un bel poco. Ferì comunque, non so sta ferì. E tira avanti, non so, 21-25 d'aprile, e
batoste molto molto forti. E dopo andò a camminare molto e se ne arrivati a Zagabria, anche lì. L'era un vero macello a Zagabria, lì è stato un disastro, mi pare che l'era. Doveva essere stato l'11 aprile, urca l'11 maggio del 45, lì sa finì la guerra. So che avevamo fatto la guardia un po' all'ospedale di Grazia, l'ingrosso ospedale Grazia di Uliani, non mi ricordo ben proprio i nomi. E basta, sa finì la guerra. Aspettare il rimpatrio. Eh sì, proprio questa è il 25, questa è il 21 di aprile che sta le battaglie forti. E lì su sta male a vedere tanta gente che adesso non è più. Italiani, tedeschi, russi, slavi, tutta gente che non aveva nessuna colpa, gente che della guerra non sapeva niente, mandati al fronte carne da macello dai signori della guerra. Questo posso dire, tutta quella gente lì, sia stati di una nazione, sia stati dell'altra nazione, nessuno aveva colpa per chi era lì in guerra. Eh sì, purtroppo le robe brutte. In avanti, Zagabria se finisce la guerra. Aspettare il rimpatrio. Ah, sta belle scene anche dopo. E comunque la guerra era finita. Aspettare il rimpatrio, rimpatriano, vieni in Italia. De una stazione, non so se era San Piero del Casso o che cavolo che l'era. Era tutta la stazione piena di carri armati inglesi. E tacca i treni dall'altra parte e nemmeno ancora in Jugoslavia, de precisamente a Villa del Nevoso, che dopo lì è venuto. Gli inglesi attorno e ne ha portati con le camionette, Torre Viscosa, Torre del Zuino, non ricordo bene, lì avevano versato tutte le armi e aspettava la licenza. Prima gli ha mandato a casa quei due vicini, Friuli, Venezia Giulia, Veneto, dopo no, altri da Trento, ma non era tanti da Trento, dopo sempre quei più lontani. Le sta anche da ridere, arrivo a Trento. No, e momento, quando che resta a Verona per Domigliara, da Domigliara su non aveva il treno perché chissà come era la ferrovia, era la macchina. Passa una fila di camion inglesi, salta su lì e porta in Piazza de Fera a Trento. Da Piazza de Fera vengo fuori pian piano, vengo su per Bus de Vela e proprio lì, alle curve del Salvot, venne una macchinota, un camioncino, e si ferma. E mi fa, vado fuori? Sì, vado a casa. Ma da chi sei poi? Ma sono del Germano, da Sia. Ah, monta su! E chi è? L'era. È il Carlo della Dirce, il Carlo Garbari, e che guidava la macchinota l'era l'amato Benini, Saia che diceva noi, Saia, ecco.